La puntata odierna di Uomini e Donne ha visto un inizio scoppiettante con Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Tina ha deciso di mettere in guardia Fabio, il cavaliere che sta frequentando Gemma, mostrando un video delle sfilate più audaci della dama torinese. Nonostante parte del filmato sia stato censurato, Fabio sembra non impressionarsi e rivela un passato altrettanto piccante. La tensione si scioglie quando Maria De Filippi annuncia che Gemma ha iniziato a prendere lezioni di ballo per dimostrare il suo interesse per Fabio. Il focus si sposta poi su Ilaria e Vincenzo, con Tina che ricorda loro la richiesta di lasciare il programma. Durante la discussione emergono messaggi provocatori inviati da Vincenzo a Morena, con Gianni Sperti che sostiene che Vincenzo abbia cercato di corteggiarla. Ilaria difende Vincenzo, sostenendo che se avesse voluto uscire con Morena, l'avrebbe fatto. La tensione aumenta con l'intervento di Barbara De Santi, che afferma che Vincenzo avrebbe continuato a frequentare Morena senza blocchi. La puntata si conclude con Ilaria e Vincenzo che annunciano di voler lasciare il programma, ma promettono di tornare per raccontare come sta andando la loro relazione. Nel frattempo si forma una nuova coppia, Fabio e Giovanna. Dopo un iniziale rifiuto, Giovanna decide di continuare a conoscere Fabio al di fuori del programma, sorprendendo tutti con il suo sorriso. Questo nuovo sviluppo segna un cambiamento significativo nel Throne Over, con dinamiche in continua evoluzione.